E andiamo immediatamente, cioè, guarda cosa che ti costa quando ti sposerai. Un saluto a Francesca, eccolo qua. E lei questo, Soragogna. E questo è Fabrizio Cesare. Mi hanno visto per strada e ho detto: dove c'è il direttore, dove c'è la telecamera? E via, subito pronto. Via noi filmare, visto questo. Allora, lui è di Mossa, lei è di Gradisca, mi sembra. Ecco qua, sì. C'è tutta la comitiva, fai attenzione. Si parte immediatamente, andiamo con Fabrizio. Questo è lo sposo, questo è lo sposo. Capirci, ecco. Questa è Francesca, ma la l'abbiamo cultura. Solo in fotografia, è lei che comanda, certo, lo possiamo vedere. Guardalo lì, Cesare, cosa che ti costa quando che ti sposerai. Ti metteranno all'agonia. Ci manderanno in onda questo programma, ma Roberto. Che ne so io, Cesare. Intanto proviamo noi, no? Cosa dici? Guarda lì, con la palla, andiamo a sentire. Andiamo a sentirlo, Fabrizio. Vogliamo BIP noi. Quando sono sposi? 26 giugno. 26 giugno, senti un po', dimmi chi è la tua futura sposa. Parla forte. Guarda. Andiamo a vedere, questa è Francesca. Ed sai cosa c'è scritto? È mio questo! Sono io il capo! Eccolo. Come ti chiami? Fabrizio. La tua futura sposa? Francesca. Non mi fidi. Francesca. Di dove? Siamo Mariano, le di Gradisca e le di Mosso. Guardate con ricettivo qualche volta, no? Ogni tanto, se non te la metti sul digitale non vedo niente. No, ma c'è anche il digitale. Ma non si becca Mariano. Ma c'è anche il... Attenzione, che in ottobre sarà tutto digitale. Alla tua futura sposa. Chissà che non sia la nostra fortuna. Francesca, qua mi volto parte. Sulle tette. Povero Fabrizio, attenzione, sai dove che vanno lì Cesare? Se vanno al gabinetto. Parla in maniera più leggera Cesare. Alla toilette. Ecco, nel VCC. È riuscito a passare. Sì, io so, aveva l'accompagnatore, non so come che poteva fare per il sistema meteorologico Cesare. Cesare, non io indaghiamo in... No, Cesare, solo che ti devi, ricordati, cosa che devi fare quando ti sposerai. Ma cercherò un altro modo per festeggiare. Noi ti sistemeremo in quel modo. No, allora non mi sposo più. Oh, che bello, ti metteremo le scarpe attorno, Cesare, quello è il bello. Salutiamo questo, il testimone dello sposo. Adesso andiamo a vedere un attimo i suoi compagni, i suoi amici che l'hanno ridotto in quel modo lì. Francesca, attenzione! Attenzione, eccolo là! Il Moro, il bello, ecco il bello! Questo è l'autore dello scherzo. È quello là dietro che non vuole essere preso. Però c'è anche... Ecco, guarda chi hanno anche la sposa, futura sposa, ha mandato una testimone per vedere una cosa spia fa. Per vedere cosa facevano. Fabrizio, stai attento, che c'è la grande Francesca, dovremmo sentire il segno zodiacale, mi raccomando, mandateci il segno zodiacale della futura sposa, Adesso andiamo immediatamente dal bello, guarda là dietro, lo vedi com'è? Là dietro col suo orecchino, eccolo qua, l'abbiamo preso finalmente. Vedi, anche lui sarà ridotto. Ti sposerai anche tu così? No, spero di no. Spero io, eh? No, così. Lui lo metteremo senza mutande, come dici, Cesare? Ecco il saluto finale a chi? Chi volete, dai. Che sia la sposa. Salutiamo Francesca e gioiello. Francesca, dopo aver visto Fabrizio così, non lo sposa più. Eccolo lì.